Dobbiamo sapere che il conte Hermansen Gingen, grande estimatore di G.S. Bach, essendo un grande appassionato di musica, prese sotto la propria protezione il giovane promettente Johann Gottlieb Goldberg, in modo che potesse studiare con il più anziano figlio, Wilhelm Friedman. Successivamente lo mandò a Lipsia affinché studiasse con lo stesso Johann Sebastian Bach. Si narrava che potesse leggere qualsiasi spartito a prima vista, e anche se lo spartito veniva capovolto era in grado di suonarlo con moltissima facilità. Il conte però soffriva spesso di insonnia e Goldberg, che viveva in casa sua, doveva distrarlo durante le ore notturne, suonando per lui. Una volta il conte disse a Bach che gli sarebbe molto piaciuto avere da lui alcuni pezzi da far suonare al suo Goldberg, che fossero insieme delicati e spiritosi. Bach concluse che il miglior modo per accontentare questo desiderio fosse scrivere delle variazioni, un genere che fino ad allora non aveva considerato con molto favore per via dell'armonia sempre uguale. Il conte prese a chiamarle le sue variazioni, non si stancò mai di ascoltarle e quando gli capitava una notte insonne chiamava: Goldberg, suonami un po' le mie variazioni. Oh, Goldberg, sono le 3 del mattino, non riesco a dormire, suonami un po' le mie variazioni. Con moltissimo piacere, signor conte. Grazie, Bach. Vai, Ober. Un attimo, signor conte. Vai. Mi faccio buttare un lasso. Vai un lasso.